compie oggi un secolo di vita Wanda Poltavska, messa in Basilica Vaticana stamattina presso la tomba di San Giovanni Paolo II, in occasione del 100° anniversario dalla nascita del medico polacco per la cui salute si spesero due futuri santi, Padre Pio e Giovanni Paolo II. Così raccontò a TV 2000 l'incontro dopo la guarigione col frate di San Giovanni Rotondo. Si avvicinava a me, mi ha carezzato la mia testa e mi ha guardato dicendo adesso va bene. Ventenne fu deportata dal nazismo in un campo di concentramento e sottoposta come cavia alle sperimentazioni. Poi sotto il comunismo incontra da scout il giovane Don Carol, futuro papa, col quale nacque una grande amicizia. La chiamava Dusia, sorella. Lei psichiatra, lui pastore d'anime, sostenevano le coppie in crisi e si spendevano per la difesa della vita. Ma nel novembre del 62, mentre Wojtyła partecipa al Vaticano II, gli arriva la notizia che la professoressa è in fin di vita per un cancro alla gola. Il giovane vescovo di Cracovia subito scrive a Padre Pio, conosciuto dal sacerdote. Venerabile padre, ti chiedo di pregare per una madre di quattro ragazze, che ha 40 anni e vive a Cracovia, in Polonia. Prega affinché Dio, con l'intervento della Beatissima Vergine, mostri misericordia a lei e alla sua famiglia. Celebre la reazione che ebbe Padre Pio appena il dattilografo della Santa Sede di nome Angelo gli lesse la lettera. Angeli, esclamò il cappuccino, a questo qui non si può dire di no. Il giorno in cui doveva subire l'intervento la Poltavska si risvegliò e il tumore era sparito. 5 anni più tardi lei lo va a ringraziare. E in questo momento sono sicura che veramente questo episodio 5 anni fa è stato suo intervento. La professoressa è stata fra le più strette collaboratrici del pontificato Wojtyła, presente anche alla sua morte, testimone della gratitudine verso Padre Pio da parte di Giovanni Paolo. Penso che da questo momento anche lui è stato molto grato a Padre Pio, anche io. Posso dire che Padre Pio è sempre vivo per me.